Rieccomi, riapparsa, docetta fatta, ma oggi mi è successa una roba che è davvero assurda. C'è qualcuno forse che mi pensa molto male. Rientro da un'uscita che avevo fatto per capire cosa avessi nei dintorni per comprare un po' di cibo, ecco, da mettere in casa, visto che domani si inizia a ritmi molto ferrati, esco con il monopattino. Pioveva. Quindi al mio rientro al monopattino, anch'io ero praticamente zuppa, decido di lasciare il monopattino fuori dalla porta di casa per non bagnare casa e di togliermi le scarpe tenendole in mano. Quindi apro la porta, entro dentro, appoggio le scarpe e dico: vabbè, lascio, penso dentro di me, lascio il monopattino fuori perché sennò faccio veramente il delirio dentro casa. Mi spoglio, tolgo zaino, tutto, poggio le chiavi sul tavolo, poggio il telefono sul tavolo. Voi direte dove sta la cosa strana? Aspettate un attimo, perché nel mentre che mi spoglio e poggio appunto chiavi, telefono sul tavolo, dentro di me penso: no, il monopattino lo porto dentro, lo asciugo e lo metto sotto carica così è pronto per domani e non rischio di avere la batteria scarica. Quindi cosa faccio? A piedi scalzi mi avvio verso la porta, esco fuori la porta, a piedi scalzi, ovviamente io genio. Vado per prendere il monopattino, arriva una botta di vento improvvisa e mi chiude la porta di scatto. Con io che veramente ci volevo una telecamera, ho fatto no, ma non ce l'ho fatta ovviamente. Rimasta fuori casa senza chiavi, telefono, a piedi scalzi con un monopattino. Così, io disperata, ragazzi, disperata. Allora, io sono consapevole di essere un po' giufà, cioè una ne pensa e cento ne fa, ma non pensavo di arrivare fino a questo punto. Una cosa del genere non mi era mai successa, ma cioè, l'imbarazzo anche perché non sapevo come rintracciare il proprietario di casa. Allora mi sono ricordata che ieri mi aveva detto che viveva nello stesso palazzo, quindi l'unica soluzione sarebbe stata quella di girare, andare porta a porta, a piedi scalzi, a suonare campanelli, sperando di trovare il proprietario di casa, cosa che purtroppo, ragazzi, ho dovuto fare. Cioè, no, veramente, dovevate vedere la scena. Finalmente l'ho trovato, mi sono scusata mille volte. Poverino, credo abbia provato tenerezza per me, perché ha visto una ragazza scalza che vagava per il palazzo e mi ha riaperto la porta. Però meno male, ragazzi, perché se non vivevo qui io non so come facevo, perché senza cellulare, so, potevo mandare segnali di fumo. E tra poco mi abbandoni anche tu. Non te ne...